Ciao a tutti, questo è probabilmente l'ultimo video che registrerò dal sud-est asiatico perché tra una settimana rientro in Italia. Oltretutto è anche il più imbarazzante per me da fare, perché siccome mi trovo in una città che si chiama Luang Prabang, in cui è stato molto difficile, cioè non ho trovato dei luoghi adatti, diciamo, alla registrazione del video, alla fine sono andata in un bar gestito da delle persone del posto che ovviamente non parlano inglese, eccetera, e quindi sono qui al bar che registro, e la cosa per me è molto imbarazzante. La signora chiaramente mi sta guardando e ho soprattutto dovuto anche consumare qualcosa, quindi sto bevendo questa specie di succo alla fragola. A me fanno schifo i succhi così perché sono molto zuccherati solitamente, ma non avevano un cazzo, quindi adesso lo assaggerò tra l'altro in diretta. È frizzante, raga, è frizzante, che schifo. Fa davvero schifo, no, non lo berrò, vabbè. Scusate, ho spostato il microfono. Così glielo lascio, va bene. Pago la quota per sedermi qua a fare il video. Oltretutto, così giusto per raccontarvi un po' di cose del viaggio che fanno ridere, ieri sono stata morsa da un cane, nel frattempo sto preparando il tablet per la cosa che oggi vi leggerò, sono stata morsa da un cane e niente, sono andata in ospedale per farmi fare chiaramente il coso antirabica e non ce l'avevano, ma in realtà non è che non ce l'avevano, è che non avevano voglia perché era sabato sera, quindi poi stamattina, oggi è domenica, anche se naturalmente il video probabilmente lo pubblicherò diversi giorni dopo perché non avrò il tempo di montarlo, comunque fine della fiera sono andata a farmi fare sto cazzo di vaccino, ce l'avevano, quindi insomma non morirò di rabbia per la vostra gioia, in compenso un livido enorme sulla gamba. Ma quello di cui parlo oggi non c'entra un cazzo con Laos e con le mie varie sfighe, perché ho anche pensato di fare un video sul Laos, quindi soprattutto sui musei riguardanti le bombe, però sinceramente non c'era così tanto da dire, avrei più che altro detto quanto mi fanno schifo gli Stati Uniti, quindi non mi è sembrato opportuno, anche oggi sempre capelli molto interessanti. E quindi parliamo d'altro, torniamo ad una delle mie recensioni, tra l'altro dietro per me sono galline, cose che volano, è bellissimo, sarà magico tutto questo come sempre. Una delle mie recensioni stronze, perché insomma, è passato un po' di tempo dall'ultima volta, tra l'altro c'è un caldo infernale in questo cazzo di posto, vi faccio sapere, sto sudando. Allora, il libro in questione di cui vi parlo oggi mi è stato segnalato da un amico, il mio amico Gabriele, ed è da commentare, intanto perché l'autore è Alessandro Baricco, l'Allegra Compagnia della Scuola Holden, quindi già abbiamo detto tutto. Si tratta di un libro per le scuole medie, ok? Un libro di italiano per le scuole medie. Il titolo è Gli anni del sole, che potrebbe essere un titolo anche così, normale, no? L'autore, vi dico subito, che commenta nella pagina, nel libro proprio appena uscito, tant'è che ancora non si trova, e quindi c'è l'estratto, praticamente l'anteprima sul sito di Zanichelli. E c'è l'autore, no? Quindi Baricco, che dice perché ha dato questo titolo. Non ricordo esattamente quando sia venuto fuori questo titolo, Gli anni del sole, tra l'altro non è nemmeno scritto in corsivo il titolo, ma adesso che lo riguardo il titolo, mi viene in mente benissimo, cioè, un italiano che, non lo so, una due forse, qual è stata la prima convinzione istintiva e comune a tutti, ci sono le virgole, convinzione, virgola, istintiva, virgola e comune a tutti, Cristo questo è un gecko, dovete sapere che io ho la fobia dei gechi. Comunque, lasciamo stare, con cui abbiamo iniziato il lavoro. Era chiaro che dovevamo fare dei libri felici. Oh, che bello! I libri felici. Ora vediamo come sono fatti questi libri felici. Chiaramente vi metto in descrizione anche il link, così potete andare a consultare l'estratto anche voi, perché fa molto ridere. Intanto vi faccio anche vedere a livello grafico come è fatto il libro, perché credo che questo sia degno di nota. È un libro per le scuole medie, ok? Di bambini, cioè ragazzini delle medie di oggi. I disegni sono qualcosa di, non lo so, cioè, non lo so, se trovate degli aggettivi fatemelo sapere, perché io non ce ne ho. Allora, la presentazione del libro, no? Cioè l'inizio. Poi il titolo è questa cosa del sole, però poi il libro si chiama Paesaggi, non ho ben capito se è una collana o che cazzo è. Comunque, questo libro prende il nome di Paesaggi perché leggerlo è come attraversare il mare, scalare una montagna e atterrare dolcemente sull'erba con un deltaplano. Ragazzini delle medie, non è l'asilo. Io continuo, ogni tanto vi segnalerò, vi ricorderò che questo libro è per ragazzini delle medie. Se avete mai conosciuto un ragazzino tra i 10 e i 13 anni, potete farvi un'idea.
I racconti e le poesie contenuti nelle pagine che seguono, infatti, vi faranno muovere anche se siete seduti al vostro banco, su una panchina al parco o sdraiati sopra il letto. È tutta questione di fantasia, di immaginazione. Se vi lasciate trasportare, le storie vi faranno viaggiare moltissimo, virgola, possono farvi piangere o ridere, sospirare o arrabbiare. Punto e virgola, non li conosciamo naturalmente. Le storie hanno questo potere, vi portano in luoghi che magari non potrete mai raggiungere e intanto vi aiutano a esplorare le emozioni, quelle che vi fanno stare bene. Le emozioni, punto, quelle che vi fanno stare bene. Stile Tumblr, anche qua, parliamo di un autore che in Italia viene anche considerato uno che sa scrivere, come la felicità, ma anche quelle che vi fanno stare meno bene, come la paura. Le storie, ecco, questo cazzo di ecco, cioè una roba inguardabile e c'è molto spesso nel libro, vi avvicinano alle vostre emozioni. Tutte le emozioni, ovviamente, punto. Ok, allora io già se vedo una cosa così e penso che sarebbe stato uguale anche a 12 anni, cioè a parte che vomito, già dopo questo cazzo di coso zuccherato è mica schifoso, cioè non ce la fa. Ah, scusate, sta passando un aereo perché c'è anche l'aeroporto qua vicino, è tutto bellissimo. Tra l'altro il fiume è anche molto bello, visto che adesso non posso parlare vi faccio vedere il fiume nel mentre, che è molto carino. Sono le palme, è molto molto bellino il posto. Sempre storto, scusate, cazzo di ok. Quindi c'è, cioè, di una stucchevolezza, ma d'altro ne stiamo parlando di Baricco, no? Che cioè, scrive sempre così, non è in grado di scrivere diversamente. Solamente che questo è un libro pensato per i ragazzini delle medie, quindi appunto, cioè, mi vengono delle domande. Questa pappardella delle anche belle, le emozioni, le storie non finisce, cioè è più lunga di quello che vi ho letto io, quella era solo la metà. In questa immagine che vi ho fatto vedere di non si capisce bene cosa sia, sembra un parco acquatico con degli omini, non ho capito perché è stato scelto di fare queste figure antropomorfe panciute e bruttissime, forse perché sono gender fluid, non saprei, non hanno evidenti caratteristiche, come dire, che niente, sono con le ciambelle in acqua o in piedi che si grattano la pancia, non lo so, cioè davvero questa cosa mi non lo so, è fuori dalla mia portata evidentemente, non lo posso comprendere. Comunque queste cazzo di storie che vi danno le emozioni, vi danno le parole per dirle. Questo uso di dirle, del verbo dire in questo modo invece di descrivere, per esempio, va molto di moda sempre su Tumblr, in questi cazzo di siti da gente che ha 40 anni e ne ha ancora 15, e soprattutto vi dicono che non siete gli unici a provarle. Da qualche parte c'è sempre qualcuno come Zenù, le tante e i tanti Zenù che popolano la mappa qui sotto. Dunque scopriamo che queste figure appunto grasse si chiamano Zenù, non si sa perché, insieme a voi. Anche loro viaggeranno da un paese, scritto maiuscolo e in corsivo, quindi fa riferimento al titolo, all'altro, e insieme a voi rideranno e piangeranno, faranno i salti di gioia o di spavento. Cioè sono, non so se lo stile, cioè è uno stile da libro delle elementari. Ma prima troverete uno spazio dedicato ai generi letterari. Si chiama vie, perché spesso è il bisogno di provare una certa emozione che ci porta a imboccare una strada. Molto bella questa frase scissa, tra l'altro, giusto perché devi insegnare ai ragazzini come si parla e come si scrive, a scegliere di leggere un racconto di avventura oppure una storia d'amore. Se volete ridere potete seguire la via del comico, mentre se avete voglia di andare molto molto lontano, la via più indicata sarà quella dell'avventura. Poi c'è un glossario, dice, che spiegherà le parole difficili, ma l'importante è godere del paesaggio incantevole che le parole sono in grado di creare. E allora buon viaggio. Ripeto, immaginate un ragazzino di 12 anni che legge sta roba, cioè, nel senso. Dopodiché c'è una presentazione del motivo per cui è bello leggere e scrivere, no? Allora, alcune delle cose che vengono dette in realtà sono anche giuste, cioè nel senso il contenuto di per sé, ok, non è sbagliato, si elencano i motivi per cui è importante imparare a leggere, quindi concentrarsi, raccogliere informazioni, eccetera, eccetera, sviluppare un senso critico, tutta una serie di cose, e anche poi quali sono i vantaggi, cioè ci sono dei discorsi, sì, diciamo così, che possono essere utili per un ragazzino, cioè capire che la lettura non è una cosa noiosa, ma che ti insegna una serie di abilità, eccetera. Il problema è sempre lo stile, il linguaggio con cui è scritto, che è veramente, cioè, non lo so, da diabete, è insostenibile. Vi leggo un pezzettino. All'inizio di questo libro abbiamo detto che leggere assomiglia a viaggiare, e questo è il motivo per il quale leggere qualcosa è come scoprire e addentrarsi in un paesaggio sempre nuovo.
Bella metafora, molto originale, eccetera. Quando leggiamo, infatti, la nostra testa si sposta di continuo senza fermarsi. Se si sposta di continuo, cioè, proprio come un'ape che vola di fiore in fiore. Cioè, vedete queste similitudini della minchia, proprio insopportabili, non so. Ma soprattutto quello che è bello e che voglio leggervi è le attività che vengono proposte. Allora, c'è l'attività numero 00, che è una sorta di propedeutica, insomma, per iniziare ad apprezzare la lettura, il bello di leggere e scrivere insieme. Alla fine di questo allenamento conoscerete meglio le vostre voci e avrete fatto squadra per trovare il tesoro. Quindi immagino, perché non è che si sia capito bene, naturalmente solo un estratto, che questo percorso nella lettura venga presentato come una sorta di caccia al tesoro. E quindi si propone un lavoro di gruppo. Occorrente, oltre al libro, fogli bianchi in abbondanza oppure un grande cartellone, matita e gomma, un filo di circa 2 metri di lunghezza. Durata, bastano 2 ore di tempo, punto, da trascorrere tutti insieme. In classe, cioè, dove se no, nel senso, un libro per la scuola, vabbè. E poi questa cosa appunto delle frasi nominali, Cristo. Per iniziare si spostano i banchi e ci si dispone in un cerchio fatto di sedie, ciascuno seduto al suo posto. Poi si chiede a tutti di avere sotto mano il testo del seguente racconto. E qua c'è anche il disegnetto di Zulu, o come cazzo si chiama quel coso tondo. Molto carino, ripeto, la grafica, io spero non sia la versione definitiva, magari un prototipo, stanno cercando un grafico sottopagato, non lo so perché davvero. E poi si legge il racconto in questione, che non è un racconto, quindi iniziamo anche con l'insegnare in modo sbagliato i nomi dei generi letterari ai bambini, perché questo non è un racconto, appunto è un articolo, in realtà un articolo di biologia, però vabbè. Comunque, dal post, tra l'altro, quindi immaginiamoci anche il livello, in ogni caso. Poi ci sono le attività appunto da fare su questo racconto, suddivise per minuto. Ognuno deve leggere il brano nella sua testa, in silenzio. Poi, questo è il gioco che devono far fare. Alla fine della lettura a mente, qualcuno legge ad alta voce la prima frase e poi pronuncia il nome di un suo compagno, il quale deve leggere la frase successiva e poi pronunciare un altro nome per passare il testimone. Ogni volta che qualcuno viene trovato impreparato, per esempio non sa quale frase deve leggere oppure si inceppa, si ricomincia da capo. Naturalmente, se non si conoscono ancora i nomi degli altri, quindi siamo in prima media, ciascuno può scrivere il proprio nome su un biglietto e appenderselo al collo, cioè le indicazioni della minchia, come se non ci fosse un professore poi in classe in grado di fare queste cose. Una volta terminata la lettura si chiede a ciascuno di dire la sua data di nascita e il più giovane della classe risponde alla domanda: qual è la novità contenuta in questo articolo? Quindi c'è anche il bullismo, se sei il più giovane, sei sfigato, devi rispondere alla domanda. Cioè, adesso vabbè, io naturalmente sto esagerando, sto perculando, però... Cioè, qua siamo in prima media, capito? È vero che in prima media si è ancora abbastanza piccolini e quindi si devono trovare immaginare delle attività coinvolgenti, eccetera, ma queste cose veramente, se tutti in cerchio, ognuno legge una frase, ma poi dopo diventa iper complicata sta cosa, perché devono fare un cartellone, dividendolo in stagioni, poi il testo deve essere considerato come un grande baule pieno di tesori per cercare di accumularne il più possibile, quindi ripeto, sempre trattando i ragazzini da bambinetti dell'asilo. Chi compie gli anni in primavera dovrà annotare tutti i numeri contenuti nel testo, chi compie gli anni in autunno dovrà annotare tutti i nomi propri di persona e dire di chi si tratta, chi compie gli anni in inverno invece deve annotare tutti i nomi propri di luogo e che cosa succede in ogni luogo, chi compie gli anni in estate dovrà annotare tutte le parole scritte in corsivo che sono presenti nel testo, provando a scrivere come si traducono o cosa significa. Che cosa cazzo imparano, ragazzi? Cioè, fondamentalmente non serve un cazzo tutto questo. Gli fai leggere un testo, poi deve fare 50.000 attività su frasi e cazzate in base all'età che ha o quando cazzo è nato. Cioè, cose da bambinetti, ok? Cioè, nel senso. Poi c'è ancora un altro lavoro, è lunghissima sta qua, cioè arriveranno ad odiarlo questo testo del cazzo che sono 20 righe. Poi ci si divide in coppie e si risponde alle domande. Dopo 10 minuti l'insegnante chiede a ogni coppia di unirsi a un'altra e si confrontano le risposte per arrivare a un risultato comune, e così via per 30 minuti finché tutti quanti non hanno ottenuto le stesse risposte. Le domande sono semplicemente domande e risposta multipla, di quelle normali per analizzare un testo, quindi che cosa si dice la riga 2 e cazzi vari. E poi c'è ancora, non è finita, capito? Questo cazzo di lavoro dura un'infinità di tempo, immaginatevi quanto ne avranno i coglioni pieni i ragazzini. Il quarto stadio di questo lavoro, adesso tutti insieme si immagina di porre all'autore dell'articolo di giornale, quindi adesso avete scoperto che un articolo di giornale non è un racconto, queste 3 domande. 1. Perché hai scritto questo? Bella domanda, tra l'altro, soprattutto per il post. A chi volevi dirlo? E che tipo di testo hai scritto? Quindi ognuno poi dice, ciascuno può dare il suo contributo notando qualcosa. L'uso del verbo lo stesso, vabbè.
Infine il millepiedi, voi direte in che senso? Questo è l'ultimo esercizio. Ciascuno prende un foglio di carta dove disegna un piede. Sul serio, c'è scritto così, non ho sbagliato. Non saranno 1.000, ovviamente, ma sono almeno uno per ogni compagno di classe. Non l'avevamo capito, no? Cioè, se ognuno disegnava un piede, evidentemente, vabbè. Perché sono tonti i bambini, i ragazzi delle medie, non è che sono, cioè, siccome sono alle medie, sono scemi, quindi gli dobbiamo spiegare l'ovvio. Lì sopra si scrive una propria caratteristica e un obiettivo da raggiungere durante l'anno camminando insieme agli altri. Una roba da Boy Scout proprio, che bello. Dopo aver finito, ogni ragazzo e ogni ragazza, naturalmente non usiamo il maschile sovrasteso perché sennò si offendono, può leggere a voce alta la propria caratteristica, il proprio obiettivo e poi attaccare il piede al filo che verrà appeso in classe. Cioè, voi immaginate, a parte cosa cazzo c'entra questo con l'analisi di un testo, vabbè, me lo dovrebbe proprio spiegare Alessandro Baricco, ma mi dovrebbe spiegare tante cose veramente. Se potessimo berci un caffè, cosa uscirebbe fuori? Ma allora, voi immaginatevi, no, per cerco di riassumere la cosa, questi ragazzini leggono un articolo di giornale. Il cui argomento, in effetti, io non ve l'ho detto, è cioè, il millepiedi. Effettivamente si parla di un millepiedi, no? È appunto un articolo di biologia e si parla di questo cazzo di insetto. Ok, già l'argomento uno potrebbe dire, minca, ma proprio quello dovevi scegliere come primo testo, cioè non stiamo partendo bene, però vabbè. Libro di biologia si parla di questa cosa, l'articolo di biologia si parla di questa cosa, i ragazzini lo leggono, no? Poi devono. A parte essere tutti in cerchio con queste cose semi-montessoriane della minchia, lo stesso, vabbè, anche quello può essere, può avere un senso, diciamo. Ognuno deve leggere una frase, devono fare la catena per leggere la frase. Chi non si ricorda dov'è, per colpa sua ricominciano tutti quanti da capo, quindi già viene già odiato tutta la classe. Poi chi risulta essere il più sfigato perché è il più piccolino deve anche rispondere alle domande. Poi ognuno deve fare un cazzo di cartellone dove praticamente ci si divide in base a quando si è nati, estate, autunno, inverno, primavera, e ognuno in base a quando cazzo è nato deve dire alcune cose sul testo. Oltretutto, ripeto, con anche degli esercizi, cioè che non sono nemmeno cose da scuola media, perché cioè i numeri, nomi propri, nomi comuni, è una cosa che si fa alle medie in grammatica, i numeri, insomma, francamente, credo che possiamo dare per assodato che il ragazzino sappia dei singoli, quindi a cosa cazzo serve questo esercizio, vabbè. Poi devono mettersi in coppia e rispondere alle domande, questa è l'unica cosa sensata. Il problema è che non devono solo mettersi in coppia e rispondere alle domande, ma devono praticamente continuare a lavorare tutti insieme fino a quando tutti non hanno ottenuto lo stesso risultato, quindi c'è altro che 30 minuti, questo dura 6 ore. Quanto si romperanno il cazzo i ragazzini? Poi dopo devono fare delle domande immaginarie all'autore, non si è capito chi cazzo deve rispondere perché ciascuno può dare il suo contributo notando qualcosa, notando in che senso e soprattutto alla fine cosa cazzo c'entra questa cosa, cioè il millepiedi, siccome il testo parla del millepiedi allora facciamo il millepiedi umano della nostra classe, che bello, ognuno disegna un piede, immaginatevi quanto può essere imbarazzante questa cosa per un ragazzino di 11 anni, cioè ma voi l'avete mai visto un ragazzino di 11 anni che gli fanno disegnare un cazzo di piede in un foglio dove deve scrivere quali sono i suoi obiettivi nel viaggio che vuole fare insieme a tutta la classe, poi non si conoscono i ragazzini, cioè questi primi, quindi è ancora più imbarazzante, c'è proprio una cosa di gente che non ha mai visto un ragazzino in vita sua e poi questi cazzo di piedi, immaginatevi, disegnati con gli obiettivi, io voglio diventare amico di tutti, vengono appesi ad un filo e dovrebbero stare secondo lui in classe così tipo festone. Ora, cioè, io non. In tutto questo, oltre al ridicolo e a quanto può aver messo in imbarazzo i ragazzini questo, ma a livello di testo, che cazzo hanno imparato? Cioè l'unica parte utile è stata l'analisi del testo con le domande, che è quello che si fa comunemente se si vuole far capire come si legge un testo. Tutto il resto sono sfarfallamenti della minchia, cose petalose perché siamo il libro felice, eccetera, eccetera, ma a livello didattico, cioè, ecco, ma poi l'altra domanda, infatti, ecco, cioè, questa è la domanda finale. Perché scrivere i libri non ci mettiamo pedagogisti, educatori, psicologi, docenti, cioè gente che ha studiato, soprattutto che magari li conosce anche i ragazzini, sa come cazzo sono fatti, vive nel mondo, per esempio, non vive in questa specie di luogo pieno di arcobaleni, no? Cioè di confetti a forma di schwa, come dico spesso, cioè. Mettiamoci gente che ha idea di come funzioni veramente il mondo degli adolescenti, dei preadolescenti in questo caso, cioè,
È un peccato che non ci sia, cioè che l'estratto sia solo questo, perché secondo me il libro è bellissimo, io voglio, appena è disponibile lo acquisterò senza dubbio perché voglio proprio leggerlo. Vi invito tra l'altro perché adesso volevo, mi incuriosisce molto questa cosa dei libri di scuola, visto che adesso va molto di moda fare libri di scuola antisessisti, inclusivi e sta minchia, no? Quindi vorrei vedere, siccome io ovviamente alle medie non insegno e molto raramente ho allievi delle scuole medie, perché non mi piace francamente. Quindi non mi capita spesso di vedere i libri, quindi se voi avete figli o fratellini, nipotini, cugini, quel cazzo che è, o se insegnate alle medie, se mi volete mandare qualche estratto, sono felice di leggerlo ed eventualmente commentarlo, perché temo che questo morbo della dolcezza, della stucchevolezza, delle cose felici, dei libri felici, del sole che viaggia nel mondo e ti fa capire bla bla, si stia diffondendo molto. D'altronde abbiamo visto che questo stile, no, di scrittura, con le frasi nominali, con le frasi scisse, con le dislocazioni, senza l'uso corretto cioè, della punteggiatura, eccetera, eccetera, si è molto diffuso. Questa aggettivazione, tra l'altro, cioè, del tutto fatta a caso, quindi senza che neanche ci sia pertinenza tra l'aggettivo e il sostantivo, ma basta che sia una cosa carinetta, insomma, lo stesso è molto diffusa, quindi insomma, penso che di qui nei prossimi 10 anni ne vedremo delle belle. Come vi dicevo, questo probabilmente è l'ultimo video dal sud-est asiatico, so che sarete tutti addolorati perché insomma, vado a vedere barchini che passano, polli e cose varie, è sempre molto entusiasmante, ma può darsi che anche in Sardegna continuerò a fare i video all'esterno, anche se adesso c'è freddo in quel cazzo di posto, quindi probabilmente ricomincerò ad aprile. Ma eventualmente cercherò di ogni tanto portare questo tipo di rubrica anche dall'Italia.